titola La gente mi chiama Ruggero ed è il primo album di Filippo Lazzari, 8 brani inediti nel più classico stile pop. È un lavoro che ho fatto in diversi anni, quando finalmente sono riuscito a raccogliere 8 brani che mi soddisfacevano da un punto di vista artistico, da un punto di vista di significato, insomma a 360 gradi ho deciso di... e che soprattutto fossero collegati da un senso, da un significato comune, ho deciso di pubblicarlo. L'album presentato in anteprima a Firenze contiene brani piacevoli e radiofonici come Il mio giorno fantastico, ma anche ballate che sanno far riflettere come Frank e Al mio fianco sempre. Dedicata a me per quello, perché l'avevo scritta a 21 anni, senza strategie, senza logiche, per me, perché mi serviva, aveva quasi un effetto terapeutico e lo ha tuttora, lo ha tutte le volte che l'ascolto o che la suono e la canto. Ruggero, classe 93, appassionato di musica sin da bambino, a 19 anni si trasferisce a Firenze, dove si perfeziona in pianoforte con il maestro Savelli, ma è solo grazie a suo fratello più grande che, casualmente, scopre un mito non proprio contemporaneo. Claudio Baglioni. Ricordo, mi fu amore a prima vista, fu subito prima colpito dalla sua voce, dal suo timbro vocale molto particolare e poi dai testi, dalle melodie, studiando musica, poi successivamente dalle armonie, da tutto. In uscita insieme al CD anche il video di Faccio Superman, dove tre personaggi sono impegnati a guardare il video di un nuovo cantante, una sorta di matrioska, con un finale a sorpresa. Lo dedico ai miei genitori, perché ci sono sempre, a prescindere da tutto, e lo dedico alle 52 persone che attraverso la campagna di crowdfunding che ho fatto per creare questo progetto mi hanno aiutato finanziandomi appunto parte del progetto, e senza di loro probabilmente non sarei qui. La gente mi chiama Ruggero è disponibile in streaming sulla piattaforma Spotify ed in vendita sulle migliori piattaforme online.